Corato nuovamente al voto a meno di un anno di distanza, causa caduta del governo Bucci, il via alla campagna elettorale dei candidati sindaci in vista delle prossime amministrative di primavera. Sceglie una location simbolica per presentarsi ufficialmente all'elettorato coratino il rappresentante del centrodestra Massimo Mazzilli, assessore da 10 anni. La sua candidatura ufficializzata nel piazzale antistante l'ex cooperativa Casevicio Pugliese di Corato, uno dei luoghi simbolo della città. Bisogna lavorare perché questo deve ritornare a funzionare, così come tante altre realtà che sono in difficoltà in questo momento. Registro la presenza di dipendenti che sono ex dipendenti di questa struttura del caseificio pugliese, sono qui e vogliono capire, ma l'amministrazione che impegni si prende su questo? L'amministrazione deve avere il ruolo di collettore di tutte le parti interessate all'economia, dalle parti sociali alle banche, alla regione, alla provincia, agli enti che forniscono autorizzazioni, perché bisogna mettere e rendere la vita facile a chi opera e chi lavora, e ove ci sono situazioni di crisi dobbiamo impegnarci tutti quanti a gestirle prima che esplodano in quello che, ad esempio riguardo al caseificio, il fallimento è in corso. Al contrario di quanto successe per le passate amministrative, il centrodestra appare oggi completamente compatto. Tutte le sigle che operano nel centrodestra ci sono, ovviamente sino al momento di presentazione delle liste si può anche pensare, e vi dico che si può registrare anche l'ingresso di ulteriori sigle, parliamo sempre di chi opera nell'ambito della moderazione e diciamo fondamentalmente con valori vicini al centrodestra. Altro elemento di novità è che il candidato sindaco propone anche una sua lista civica, Città Nuova, proprio per accogliere questa grande istanza di partecipazione e di cittadinanza attiva che si registra sul territorio. Obiettivo del candidato sindaco Massimo Mazzilli, come recita anche lo slogan che accompagna la sua candidatura, il cambiamento. È una candidatura di servizio, così come ho fatto l'assessore per 10 anni, ho messo a disposizione le mie competenze, spero siano buone, spero siano colte bene, e c'è il momento in cui bisogna dare alla città, per i nostri figli e per chi dovrà continuare a lavorare ed operare.